Questa protesta segue anche quella del marzo 2014. Questa è la seconda che facciamo, quindi la dice lunga il fatto che dal 2014 il cantiere è ancora fermo, gli appalti che dovevano essere indetti dalla ASL di Pescara sono fermi, è tutto pronto, diciamo, le risorse da assicurazione del direttore generale delle ASL di Pescara ci sono, non si capisce dov'è l'intoppo burocratico. Noi vogliamo fortemente questa apertura per una serie di ragioni. Una è quella che si pagano circa 120.000 euro all'anno alla vecchia struttura che è fatiscente. Questa è un'opera importante che è iniziata da circa 15 anni e Monte Silvano merita, con i suoi 54.000 abitanti, questo distretto sanitario di base. Noi purtroppo è da alcuni mesi che non riusciamo più a avere incontri, invece vogliamo chiamarli di nuovo al tavolo, perché abbiamo l'esigenza, noi, la città di Monte Silvano, ha l'esigenza primaria di riaprire questa struttura, anche per abbattere i costi dell'affitto della struttura storica. Parliamo tanto di sanità del territorio, però dove si fa la sanità sul territorio se non nei distretti, che sono il punto centrale di questo tipo di sanità? Il comune di Monte Silvano, in base all'accordo di programma, i lavori che doveva fare li ha terminati e la struttura che vedete alle mie spalle è stata collaudata per la parte relativa ai lavori di competenza del comune di Monte Silvano. La stessa cosa non ha fatto l'ASL e nel mese di ottobre ci hanno chiesto di intervenire, e cioè di realizzare noi quei lavori di loro competenza. Ci siamo adoperati affinché si potesse realizzare questo, abbiamo fatto il progetto esecutivo. Il 4 aprile di quest'anno la Regione e la ASL di Pescara hanno vidimato i progetti e ci hanno restituito i progetti. Noi siamo stati tempestivi e lo saremo sempre, però sia chiaro, il Comune qui ci mette la faccia come sempre e dalla parte dei cittadini, ma questa volta il Comune si è sostituita alla ASL di Pescara e alla Regione Abruzzo, che non hanno fatto il proprio mestiere.